Ciao, qui li prendi. Ciao a tutti. E siamo in collaborazione di nuovo con Chikaboom. Guardate, ci hanno spedito un espositore di Letter Animal, finalmente. E questa è veramente la seconda serie, Letter Animal Fluo. La prima novità che notiamo è che questa volta non sono allegate ad un fascicoletto semplicemente, ma al fumetto dei Letterbots, dove troveremo le avventure di Letterbot e Letter Animal insieme. Abbiamo letto il fumetto, fondamentalmente cerca di costruire un po' un mondo per questi personaggi, quindi ci racconta come mai si trasformano in lettera, ci dice che due di loro sono andati perduti e praticamente l'intera storia è una missione per andarli a ritrovare. Quindi questa volta abbiamo anche qualcosa da leggere, veramente per ispirarci, magari sono darci 18 pagine. Sì, è proprio un fumettino, ci darà uno spunto per inventarci delle storie con i nostri Letterbot e Letter Animal Fluo. Il prezzo di fascicoletto più giocattolino è di 3,99€, indicato qua dietro. Ok. E adesso andiamo alla ciccia. Possiamo iniziare direttamente. Esatto. Allora, andiamo come sempre a turno, facciamo così. Questa volta inizio io, così ci metterò 20 minuti per trasformarlo. Allora, apriamo da qui che c'è un'incisione. Ok, guardate il colore fluo come è anticipato. È vispissimo questo colore, mi ricorda, erano forse i primi anni 90 in cui andavano tantissimo questi colori neon. Sì, sì, sì. Allora, vediamo cosa c'è con lui. Questo robottino. Abbiamo la carta tradizionalmente e ci sono anche le istruzioni, perché ricordiamo che è una trasformazione un pochino più seria dei Letterbot questi. Bellissimo, è un'aquila. Vicky, io pensavo fosse una bambina. Vicky Aquila Rapax. Ok, quindi qui abbiamo, chi l'ha capita, super Vicky per i vecchietti come noi. Allora, va bene, seguiamo le istruzioni, quindi tiriamo su questo sportellino qui in questo modo. E a questo punto possiamo estrarre la testa. Che bella testa. Carina però. Poi sto improvvisando più che andando. Più che. Scusami. Ok, di qua stessa cosa. E ha le ali. E adesso devo muovere questo cosino qui indietro. E le zampotte credo in avanti. No, sono già lì a posto così. Deve uscire la coda. Però devo tirare fuori la coda, bravissimo. Quindi direi che è così. È qua, e dovevo allungare le zampotte. Anche se non le allunga lui. Però io l'ho fatto, e in questo modo tocca a terra. Tocca a terra, esatto. Vicky, la nostra Aquila Rapax, con un colore fucsia molto molto brillante. Ok, tocca a te. Tocca a me, metto da parte questo, la cartina va con lei. Ci permettiamo di andare più svelti, se no abbiamo 2 anni. Apriamo la seconda bustina, spero di non strappare nulla di importante. Vediamo cosa c'è dentro. Allora, via, tiriamo fuori. Abbiamo, credo sia una lettera Z, sì, Zack, che è la mantide, bellina. Bellissima la mantide. Bella la mantide. Allora, qua abbiamo le istruzioni, queste le apro, le metto da parte. Spero di riuscire. Quindi, questa è la posizione da cui iniziamo. Faccio già fatica a capire cosa fa. C'è una freccia che fa così. Io tocco da dietro l'espositore. Ah, tira fuori la testolina. Eccola qua. Tiriamo fuori la testolina della mantide in questo modo. La ruota, stacca questo pezzo che tira indietro, ruota ancora all'esterno. Proprio più facile doveva uscirmi. Ok, la codina, ce l'abbiamo. Adesso devo separare le braccia della mantide in questo modo e tirare fuori le zampine. Una e due. Anche se secondo me lei la fa vedere con il lato verde in fuori nelle istruzioni. Secondo me vanno di balta. No, sono dritte così, sai. No, forse sono così. La solo da tirare in fuori la testina va. Tira un pochino più su, esatto. Così. Questa è la mantide. Credo di sì. Sembra di sì. La metto qui. Allora. Ah, laggiù in fondo. Vado con il terzo. Ok, devo sempre stare attento quando apro, stiamo attenti, cerchiamo di non strappare la carta inclusa. Abbiamo una J, bella verde, che rappresenta via le istruzioni. Qui abbiamo Jagger, che è un coccodrillo, mi piace questo. Bello. Allora, qui la sua carta, vediamo un pochino le istruzioni velocemente. Prendiamo la J di Jagger,
ribaltiamo in fuori questo sportello e via la capoccetta di Jagger, perfetto. Poi apriamo qua dietro la schiena per ribaltare in fuori la coda. Very good. Benissimo, e ora rimangono le zampe. Sì. Ecco qui le posteriori e poi le anteriori così. Carino Jagger, piace. Allora, ribaltiamo anche questa. Via e via. Tutte quante le zampotte del nostro coccodrillo Jagger. È abbastanza appropriato il verde. Sì, certo. Carino, bello Jagger. Mettiamolo qui sulla sua carta. Ok, messo in busta. Allora, apriamo. Vediamo chi abbiamo trovato. Tira fuori. Quindi abbiamo stavolta un dinosauro, Eco, l'anchilosauro, quello carino, con la mazza bello sulla coda. Abbiamo le istruzioni, ma soprattutto andiamo a vedere il dinosauro. È il secondo dinosauro che abbiamo, dico male? Sì, allora, sì, vediamo cosa fa. Sembra aprire queste fiancate, una e due, scusatemi, una e due, che si aprono e vanno a coprire, vedi? Sì. Carino, è abbastanza originale, non l'avevo mai visto come schema. Apriamo il davanti e il dietro dell'animaletto, ruotiamo la coda, oh, e bello, qua a questo punto dovranno uscirmi, eccola qua, le zampe. Davanti, questo è più bello del dinosauro ancora. Sì, quello del coccodrillo, sì sì. Del coccodrillo, perdon. Una cosa del genere. Mi piace anche che le zampe dietro sono un po' più lunghe, quindi sta un po' inclinato. Bello. Molto bellino. Sul nostro fondale blu sparisce, però... Sì, mettiamoli un pochino più indietro così abbiamo la panoramica. E qui c'è la bustona che tocca a me aprire, quindi questo, ok. Qui che c'è una M, giustamente il mio nome è Marco. Dunque mettiamo da parte la busta vuota. Chi c'è qui? Maciste, il mammut. Bellissimo, ce l'avevamo dell'altro colore però. Sì. Quindi, anche se effettivamente il colore del mio giocattolino non è quello che abbiamo visto nella card. Stavo cercando di improvvisare la trasformazione, ma abbiamo capito che non sia il caso. Quindi, prima di tutto, ok, lui è messo così e ribaltiamo. Sì, qualcosa di simile. Sì. Sì, non lo ricordo. Ok, stessa cosa anche qua dietro. Riportiamo verso l'esterno e poi verso l'alto le zampette del nostro mammut. Via, questo chiude il panciotto. Quello anche indietro, e mi spingi in fuori la testa. Adesso tiri giù la gobbetta e spingi qui avanti il fondo della M. Culmine, il culmine della M. Ecco qui. L'ho disincassato, ho spinto un po' troppo. Ecco qua. Sta ancora ridendo. Il culmine della M. Oh, vieni, 4 anni. Vieni, scappa. Baci. Ok, ecco qui, bellissimo, molto carino, maciste. Molto bello. Allora, ok. Mettiamo qua, mettiamo. Qui, apriamo, vediamo cosa c'è. In realtà chi ci segue sa che i video dei Letterboxd vanno per le lunghe, perché... Sì, perché... La lettera I, dubito che la avessimo. Che bello. Ed è un arancione, allora, l'arancione che è dal vivo spara molto di più di quanto si veda nel video. Sì, è incredibilmente brillante, luminosa. Bellissima. Allora, un vero colore al neon. Si chiama Icaro. Bello. Anche se questo non è una bestia che vola, secondo me. Non credo. Bello però. Ok. Per i bimbi che ci seguono, come mai Icaro volava? Allora, apriamo questa cosa qui e cerchiamo di trasformarla. Quindi la orienta in questo modo. No. La prima cosa che fa, ci sono 10 frecce e nessuna che muova nulla. Aprire. Ci provo. Provo a aprire il fondo qua dietro. Allora, aspetta, qua ci sono queste linguette che si piegano così. Io sto improvvisando a questo punto, proprio. Ok, questi pure vengono in fuori in questo modo. Saranno zampe? Non sì, so cosa saranno. Sì, qua si apre questa, esce una testolina. Uscirebbe una testolina. C'è spesso questa tecnica qui nei letterari. Eccoci qua. Sì, uno sportellino che nasconda
Io ripeto, mi piacciono i Little Animal perché hanno trasformazioni molto più interessanti del solito. Allora, io provo a orientare le zampine. Sì, ok, lì ci sono così. Gli zoccoletti. Sì. Esatto. Non è che sono al contrario. Che no, dovevo... secondo me... No, le ha così nella foto. Quindi va bene. Questo si ruota in questo modo. Ce l'ho fatta. Mi vedete? Quindi... riepilogo, questa zampina qua si ruota a questa parte, si piega sulla parte posteriore della zampa, giù e sullo zoccolino. Abbiamo anche una coda, voilà. Incredibile, sono arrivato alla fine. Carino, mi è piaciuto anche lui. Andiamo avanti con, non lo so, è una blind bag, quindi ovviamente è una sorpresa. Allora, apriamo, questa volta abbiamo la H per Hercules. Finalmente! Il gorilla, lo volevo tantissimo da quando sono usciti la prima volta. Hercules, il gorilla, ed è arancione anche lei, molto 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 vivo come colore. Allora, ho aperto queste qui, poi tiro su questi cosetti qui così e poi... tiro giù le gambette, direi. Poi qua c'è qualcosa che... Bello! Sì, sì, sì. Vicino proprio da... Mi sa che si è visto qualcosa. Sì, ha un oggetto alternativo. Ecco qua, ok. Poi adesso... secondo me... sì, queste sono le manone del gorilla Hercules. Nel fumetto, Hercules è il primo dei Letter Animal a parlare veramente con un Letterbox. Credo che sia questo. Sì. Bello, guardate che belle mani. Piegati i gomiti in dentro. Con il pancione. Hercules. Boom, boom. Ma è certo che pieghi i gomiti in dentro. È vero, Carino, bello Hercules. Sì. Bene, bene, bene. Qui sulla sua carta. Certo, la difficoltà sta in equilibrio, ma si legge sulle mani come un vero gorilla. Sì, che puoi piegare le zampine in avanti così si legge. Esatto. Così. Tocca a me. Allora, ne apriamo un'altra. Spero di non aver distrutto nulla di importante. Vieni fuori. Abbiamo una card che ci rivela che il nostro personaggio è Ripper. Ce l'avevamo già. Bello, lo squalo. Carino. Allora, apriamo le istruzioni. E soprattutto apriamo il nostro pesciolino. Allora, Ripper è ovviamente una R. Per trasformarlo... tiriamo fuori, apriamo uno sportellino qua e tiriamo fuori la testa di uno squalo che vorrebbe venire fuori, ma ok. Ok, va bene. Dopodiché cosa abbiamo? Ripieghiamo le fiancate in questo modo. Abbiamo una pinna che vorrebbe uscire sul dorso. Penso che più di così non venga. Abbiamo la coda che si estende all'indietro. E le due metà della coda, se riesco, si ricongiungono qua in fondo, così. Scusatemi, devo ripiegare fuori la punta del pinino. Ok. È un po' rigido. Ok, va bene, va bene. Questo è Ripper. Si vede? Il faccino. Via, lo mettiamo con la sua card. No, faccino, faccino per uno squalo è proprio l'espressione più adatta. Si sì, sembra grazioso. Via. Forza brutta. Apriamo la busta. Allora, qui tiriamo fuori prima la carta, come abbiamo fatto prima. Quick. Quick la conosciamo già, direi. L'abbiamo vista anche la settimana scorsa. Quindi, ok. Allora, qui ci mettiamo la Q davanti e la trasformiamo al volo. Dico al volo, ma ci metterò due giorni. Il colore è diverso, però. Sì, 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 perché questa è fluo. Allora, prima di tutto facciamo così, apro qui, tiro fuori il codino di Quick incastrato, ma ok, andiamo. Poi devo allargare queste due parti, esatto. Qua io nel video scorso ci ho messo 15 minuti a capire come funzionano le chele, ok? Direi così, allarghiamo di qua, poi questo cosino di un incastro di lato qui, giusto? Sì, e le zampe scendono un po', slittano, esatto.
Esatto. Ok, quindi di qua e di qua dobbiamo fare la stessa cosa. Quindi apriamo. Ok, apriamo anche quest'altra chela. Sicchetti. Poi. Si incastra qua sulla fiancata. Zampotte. Ed ecco il nostro quick fluo. Carino, rende bene il colore. Clac clac clac. Ok. Carino. Poi. Altra busta per te, ce ne rimangono tre. Anche lì. Ok, tocca a me. Vediamo. Vediamo chi è che abbiamo trovato questa volta. Dino, un altro dinosauro, sì. È anche molto carino, per tutti i colori ti piaceranno. Bello, bello. Tra l'altro, questi colori qua, adesso devo vedere il giocatore vero e proprio, ma è una combinazione che mi ricorda molto i Transformers G1. Sì, tra il G1, penso, sì. Allora, cosa facciamo? Ripiego. Qua fa al solito il primo passo, c'è una freccia dove non si capisce cosa si muove. Il secondo passo ripiega sui lati queste parti qua. Va bene, eccole qui. Ho scoperto che il nostro dino si apre a metà. Abbiamo delle zampe che posso abbassare da ogni lato. Molto carine. Va bene, si sentiranno rumori dalla strada. Che sono sì, va bene. Veicolari. C'è vita là fuori. Allora, a questo punto dobbiamo aprire questi sportellini sul retro, sulla schiena. Ma un po' che strani. Esatto. Bizzarri, eh? E onestamente un po' di più, se no non ci passerà mai, tirare fuori il lunghissimo collo del nostro, cos'è, un brontosauro, un apatosauro, ok, così, okay. E la stessa cosa faremo con la coda, che è durissima ma è passata, vedete che si separa, sì. A metà, lungo, fa parte della gimmick segretissima della segretissima gimmick dei, che un giorno o l'altro verrà fuori. Sì, esatto. Bello, molto bello però. Bello, bello, guardate che bello. Sì, sì, sì. Apri la bocca? No. Bello. Mettiamolo qua. Via. Diciamo che se c'è qualcuno tra di voi, vecchio come noi, che fosse un amante dei mostruovi, dovrebbe apprezzare anche questo tipo di giochini. Mi ricordano quelle trasformazioni in qualche modo. Insisto, i Letter Animal sono la mia serie preferita di Chikaboom. Sì, 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 anche per me. Senza dubbio, mi piacciono proprio. Allora. Un altro arancione vivissimo per l'L di Loraf, che già conoscevamo forse, vero? La giraffa. Poi, ok. Via la busta, qui abbiamo le istruzioni. E voilà. Quindi, prima di tutto aprire questo sportello qui per estrarne la testa, bellissime le corna della giraffa. Sì. Poi adesso le zampe me le ricordo. Dovremo tirar fuori. Devi tirarle verso il basso, esatto. Bene, hanno questa articolazione molto 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 libera, che dà un sacco di movimento. E adesso dovremo ruotare in fuori le zampette qua sotto. E quando sono in fuori possiamo ribaltare tutto così sulla fiancata esterna del nostro robot. Ci rimane la coda. Bella però, eh? Sì. Coda, credo sia tutto qui forse. Sì. Ok, ha molta mobilità nelle zampe lei. Carina. Ok, possibile che ci sia qualcosa nella coda che mi sfugge ancora, ma bella, bei colori su il cornino, e la mettiamo qua. E adesso tocca a te. Ok, quindi la terza sono, quanti ne hai ancora lì? Sono più una. Ok, allora prima erano dispari. Ho iniziato io, non mi ricordo più. Apriamo, apriamo, apriamo. Allora ci rivela che abbiamo Kill Bull. Quindi abbiamo un toro.
Ce l'avevamo già il tono. Mi sembra di sì. Forse sì, vero? Allora, apriamo e vediamo Kill Bull. Anziché Kill Bill, abbiamo Kill Bull. K, giusto. Va bene. Allora, apriamo le fiancate. C'è di nuovo qua. Guai. Non bisogna vederlo. Allora, apriamo le fiancate in questo modo. Si ripiegano sui lati. Uno e due. E va bene. Abbasso le zampine. Io sono un po'... Ok. Da tutte e due i lati. Faccio fatica a impugnarlo. E infine estraggo la coda qua dietro e la testolina qua davanti ed ecco Kill Bull. Bellino anche lui. Bellino, lo metto qua. E via con l'ultima busta. Via questo pezzetto qui. Poi fuori la confezione, abbiamo già visto che è giallo questo, eh. Sì, penso di aver capito chi è. Si tratta di Crest. Eccolo qui. Anche lui è stato visto su questo canale la settimana scorsa, sì. Presumo, sì. Ma in versione non fluo, quindi con colori diversi. Quindi adesso avrò problemi a trasformarlo perché è lì che vaga per la stanza da almeno una settimana e tutte le volte che vengo qui provo a trasformarlo e mi impallo. Ma non importa, adesso di sicuro ne usciremo in qualche modo. Allora, come si chiama questo dinosauro qui? Che non mi... Parasaurolofo. Parasaurolofo, esatto. Sembra un parasaurolofo ma ha le ali, quindi diciamo che è una mutazione. Allora, apriamo anche di qua, immagino. Esatto. Poi così, poi queste zampette così. Esatto. Poi anche l'altra. Ok. Adesso. No, sono no. I lati che puoi tirare fuori. Ah, ok, devo tirare fuori i lati. Non sto guardando le istruzioni perché sono... perché sbaglio, dovrei guardarle, ma non importa. La testa è venuta in fuori. Ah, scorreva, eccola qua. Sì. Adesso sì. E poi... queste sono tipo le braccine, direi. Sì. Da qui dietro estraiamo la coda. E io l'ho trovato scordato, esatto, di aprirgli le ali del tutto. Ha delle alucce qua dietro. Carino, mi sa molto di Tokusatsu, di quelle serie giapponesi con mostri che poi sono attori in costume. Bello, piaciuto. E questo direi che conclude la nostra serie di Letra Animal Fluo, per, voglio dire, quindi conclude il nostro espositore. Espositore 12. 3, 6, 9, 13 credo. 13. Adesso abbasso un pochino di quadratura, scusate, ballerà tutto, ma tanto ormai questo video è molto dell'aquila. Improvvisato. Belli, facciamoli rientrare tutti nell'inquadratura. Il video è già stato lunghissimo, quindi tagliamo corto con i saluti. Sì, non c'è problema. Grazie mille a Chikaboom perché... Grazie veramente. Questa serie ci piace molto. Ci piacciono moltissimo. Sono indeciso, tra il preferito potrebbe essere forse Hercules, che aspettiamo da una vita, ma non escluderei neanche Dino. Belli. Splendido. E l'anchilosauro è interessantissima la trasformazione. Sì. Molto molto carino. Grazie mille a Chikaboom, grazie che è arrivato fino a questo punto del video. Un saluto. Ciao.